Il terzo appuntamento con la nuova formula di Trieste in diretta del venerdì ci porta in esterno, ci porta in Piazza Oberdan per parlare del Cantico dei Cantici di Marcello Mascherini. Lo facciamo assieme all'architetto Marianna Cerboni, che molte volte è stata nostra ospite a Trieste in diretta in studio e che ringraziamo per aver accettato la nostra richiesta di parlare. Intanto parliamo di un artista, no, architetto, un artista che Trieste conosce, che Trieste nomina molto, ma che forse non è così conosciuto come ci si potrebbe immaginare. Beh, in effetti, tra l'altro devo dire che Mascherini è stato ed ha tuttora una fama internazionale, in quanto sue opere si trovano per esempio in Belgio, si trovano in Nuova Zelanda, si trovano in Giappone. Durante tutta la sua vita, fin da giovane, lui ha avuto dei contatti con l'estero molto forti. Certamente a Trieste è noto, forse la gente non sa che ha questa fama internazionale. Io, tra l'altro, viaggiando in Belgio diversi anni fa, viaggiando proprio lungo ad Anversa, lungo la costa, vidi una scultura che mi ricordava qualcosa di noto e dopo seppi appunto che era Mascherini. Beh, lui è stato un uomo, come si dice, un self-made man, perché era nato nel 1906 a Udine, in una condizione molto precaria, cioè figlio non riconosciuto, e la madre era una domestica, per cui in quei tempi bisognerebbe immaginare i primi del Novecento la condizione anche familiare, femminile, eccetera. I figli erano ancora figlio di enenne, no? Che è una cosa bruttissima. Quindi lui poi venne da piccolo a Trieste con la madre e da lì, siccome scoppiò la Prima Guerra Mondiale, andò a Isernia, scapparono a Isernia, dove attraverso il contatto con artigiani locali lui in qualche modo incominciò ad approcciare la plastica, no? Cioè la terza dimensione, che già si palesava assieme al disegno come la sua passione. Poi ritornò a Trieste e qui frequentò l'Istituto Tecnico Volta, dove già sotto l'Austria si erano formati moltissimi artisti importanti. Uno dei docenti era stato per esempio Scomparini, e lì apprese il mestiere. Però, diciamo, e fu allievo di Asco. Asco è stato un importante scultore triestino che poi ha avuto molta fama a Milano, eccetera. E poi frequentò l'atelier stesso di Asco, dove ebbe modo, in questi colloqui molto frequenti con l'artista, di imparare meglio, più profondamente l'arte. Però non aveva fatto una vera accademia, per cui, e questa è una cosa che in qualche modo lui si portò avanti per tutta la vita e che lo affannò anche molto, perché non aveva dietro di sé proprio la protezione degli studi importanti, nonostante avesse un forte e precoce talento. Quando noi parliamo, architetto, dell'arte triestina, magari precedente al periodo di Mascherini, ma insomma, quando noi facciamo riferimento alla grande arte triestina, sostanzialmente ci concentriamo di più sui pittori che non sugli scultori, no? C'è questa grande teoria, diciamo, proprio di artisti in tal senso. Di scultori si parla un po' meno. Sì, la scultura è un'arte più complessa, cioè anche dal punto di vista proprio pratico-tecnico, nel senso che per disegnare, per fare un bozzetto, un quadro, uno ha una tela, un pezzo di carta, e per fare una scultura, cioè, insomma, tanto ci vuole la pietra, il ferro, cioè anche una certa forza. Anche se io ho conosciuto delle scultrici mingherline che facevano cose enormi, ma insomma. Quindi certo, la scultura comunque è un'attività più complessa e quindi riservata a un minor numero di artisti. Ma possiamo parlare anche di una tendenza artistica della scultura triestina così, diciamo, se non importante, così interessante come può essere la pittura triestina, oppure è un altro discorso? Ma no, noi abbiamo avuto degli importanti protagonisti, come per esempio Rovin, che è stato veramente un grande maestro, come Ugo Carrà,
coevo di Mascherini, ma forse anche per la sua formazione familiare. Lui veniva dalla buona o alta borghesia, per cui diciamo non era forse spinto da quella necessità anche interiore di emergere che poteva avere un ragazzo di talento come Mascherini, che veniva proprio dal basso, dalla difficoltà, mentre la famiglia borghese, così agiata, di Carà era un altro punto di partenza. E poi avevano due temperamenti diversi, cioè Carà era più atarassico perché era greco mediterraneo, no? E invece Mascherini era il friulano, chiamiamolo così, che interviene, ecco, quindi due mondi. Fu profeta in patria Mascherini? Sì, ecco, uno dei pochi casi in cui si dice nemo profeta in patria, invece fu profeta in patria. Io tra l'altro me lo ricordo la prima volta che lo vidi al Teatro Verdi, all'interno, durante uno spettacolo. Lui fu anche uno scenografo di una certa importanza. E lo vidi, lui era in un palco, io avrò avuto 20 anni, non so, e lui aveva questa calotta che portava sempre in testa, ed era così, si capiva, un uomo protagonista e un po' ruvido, ecco, come fu profeta in patria, lo dimostra questa stessa statua, lo dimostra il guerriero che sta in Largo Riborgo, lo dimostra la sede della RAI dove ci sono altre sue opere. È stato sicuramente, e poi lui è stato al Circolo della Cultura delle Arti, in vari sodalizi importanti, fondatore, promotore, protagonista, presidente, cioè era un uomo che si dava da fare moltissimo e anche portava a Trieste personaggi come Alfonso Gatto, Sofia Loren, un sacco di Biagio Marin, aveva dei contatti fortissimi con Biagio Marin, cioè, e quindi anche un grande promotore culturale, quindi un uomo pieno di energia. C'è anche una definizione di Alfonso Gatto, che fu proprio amico anche, sì, di Mascherini, che fa un po' il paio con quello che ha detto lei, che proprio, come posso dire, traduceva questo carattere forse un po' duro, forse un po' spigoloso, proprio anche nel momento in cui Mascherini lavorava. Sì. Dicendo proprio quando lui crea si vede anche il rovello, si vede, sì, anche la rabbia. Sì, si vede anche la rabbia, una rabbia che agli inizi, parlo dal punto di vista stilistico, non era così evidente, perché un po' l'epoca, quindi la figurazione tradizionale che andava ancora, perché era il 1906, se non eri dell'avanguardia più spinta eri un figurativo. E lui era un figurativo che sapeva esprimersi con molta dolcezza, no? Con molta levità, con molta proprietà. C'è per esempio una sua statua della metà degli anni 30 che si intitola Erotica, che rappresenta una giovane donna distesa con le gambe un po' conserte, ed è una bellezza, quindi l'armonia, il talento intrinseco. Poi passa il tempo, lui giunge a forme più tormentate, soprattutto verso la fine degli anni 60, dopo la morte della moglie Nera, a cui lui era affezionatissimo, e lui, che viveva a Sistiana, nella parte carsica, e va in Carso e con la plastilina prende le impronte delle pietre e con quelle impronte forgia le sue nuove sculture. Quindi ecco il tormento che all'inizio visivamente non c'era. Allora parliamo adesso del Cantico dei Cantici, che tra l'altro ha una storia, insomma, c'è una piccola leggenda metropolitana, insomma, dietro a quest'opera. Sembra che sia ispirata ad un fatto realmente, realmente accaduto, cioè un ragazzo nel 44, proprio in piazza Oberdan, aveva un appuntamento con la sua fidanzata, però venne rastrellato dai nazisti, condotto in risiera, e quindi questo forse è anche, come dire, un omaggio a questo appuntamento mancato. Va detto che questo giovane comunque sopravvisse, nel senso che riuscì appunto a sopravvivere alla risiera. L'opera che in quale momento arriva? È del 58? Sì, nella maturità. Sì. Nella maturità, perché lui aveva 52 anni praticamente, e infatti se guardate vedete questa
questa modernità che c'è rispetto ai primi tempi di Mascherini, no? Esce dalla forma tradizionale e c'è questo slancio verso l'alto che poi è una caratteristica di molte sue opere. Anche il monumento che lui progettò, il monumento ad Auschwitz, trova questi e altri per questi personaggi, questi protagonisti con le mani alzate. Questo è il Mascherini pieno, anche moderno, diciamo, della maturità. Dopo, verso gli anni 70, lui proprio abbandona la figura umana e si dedica a dei grandi fiori, che poi sono stati in parte contestati, in parte attribuiti al suo intelligente intuito del problema ecologico, e in parte aveva paura di essere sopraffatto dai giovani che nascevano e quindi cercava nuove strade. Questa è la piena maturità, in qualche modo appagata e anche, insomma, direi avanguardistica di Mascherini, perché è un'opera degli anni 50 che ha uno slancio molto personale e molto moderno per l'epoca. Qualcuno potrebbe pensare a un Giacometti più pieno. Sì, beh, è chiaro, cioè insomma, sì, in tutte le arti, in tutte le espressioni si è figli del proprio tempo, ecco. Sì. Però Mascherini ha avuto un percorso che io potrei definire molto personale, ecco, sia dagli esordi fino alla fine, ecco, era talentuoso ma anche creativo nel senso proprio del linguaggio. Allora, lei ha accennato prima alla fama internazionale di Mascherini, che ci fa vedere appunto anche in altri luoghi del mondo opere da lui firmate. Tra l'altro c'è proprio un altro Cantico dei Cantici che sta in un parco in Germania. Sta a Marl, che è nella Renania-Vestfalia, e c'è un laghetto nel parco di una clinica, e nel mezzo del laghetto c'è questa immagine, c'è questa scultura, ed è la stessa, diciamo, perché lui faceva comunque delle repliche, non tante, ma le faceva, ecco. Ecco, era prassi questa? Ma basta dirlo. Basta dirlo. Il titolo dell'opera di Mascherini è Il Cantico dei Cantici, e c'è proprio una serie di versi, no, architetto, tratta dal Cantico dei Cantici, che sembra quasi descrivere, se vogliamo, l'opera. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio. Salomone, 900 avanti Cristo. Il re Salomone, che era un colto ma anche un grande amatore, diciamo, come se ne intendeva, insomma. C'è nell'opera di Mascherini un tema più ricorrente? Oppure questo è un discorso che magari in pittura vale di più ed in scultura è meno, come dire, è meno pregnante? No, Mascherini per tanti anni ha prediletto il corpo umano e anche il ritratto tridimensionale. E questo è un leitmotiv del suo linguaggio, anche esseri mitologici, per esempio, direi il corpo umano. E poi, come dicevo, nel 70 tronca completamente con il corpo umano e passa ai fiori. Ci sono anche dei riferimenti, poi dopo, qui entriamo sempre nella valutazione personale che ognuno di noi poi ha dell'opera di un artista, perché può dipendere tutto ciò anche dai suoi studi, dalle proprie sensazioni. Io ho visto in alcune opere di Mascherini una chiara derivazione pittorica, per esempio da Miró. Posso pensare anche alle questioni che hanno a che fare appunto con gli animali, eccetera, proprio perché, come diceva lei, ogni artista vive nel suo tempo e non può in qualche modo non essere, se non influenzato, comunque anche non interessarsi all'opera di qualcuno.
Naturale, poi appunto Mascherini viveva nel suo tempo molto vivacemente, cioè non stava chiuso in studio a creare e basta, avendo anche tutti questi contatti e poi anche viaggiando molto. Lui per esempio nei primi anni 50 vince il premio Cortina a Cortina, che prevedeva il premio Parigi a Cortina, che prevedeva appunto una mostra a Parigi. Va a Parigi, fa una mostra personale di grande successo e viene a contatto con molti personaggi come per esempio Boris Vian e altri che quindi gli aprono la mente, e ci sono tante sue foto che lo ritraggono con tanti anche artisti francesi, quindi diciamo, e anche tutto questo suo esporre e promuovere la sua arte in Europa e nel mondo gli crea dei continui contatti, e quindi è un uomo informato. Tra l'altro ebbe dei contatti anche in Francia con Jean-Louis Barrault, che è stato uno dei grandi attori del teatro francese, che magari qualcuno di noi ricorderà per il film Les Enfants du Paradis di Marcel Carnet. Probabilmente, forse, si può anche, io non ho letto questo, però se ha avuto dei contatti con Boris Vian, probabilmente anche con Gérard Philippe, perché certo, molto facilmente i due collaboravano, sì. E credo che con gli anni ci siamo, ecco, insomma. C'è stata appunto anche questa attività di Mascherini scenografo. Sì. Beh, lui l'ha espletata inizialmente al Teatro Verdi, al Teatro Stabile di Trieste, ma poi al Teatro dell'Opera di Roma, e lì ha fatto, e poi a Trieste moltissimo con la Cantina, che forse non tutti ricordano, ma era dalle parti, diciamo, sopra il Viale 20 Settembre, c'era una sede modesta, ma dove venivano messi in scena e tradotti prima da un gruppo di signore fondatrici, tra cui la Alma Dorfles, la cognata di Dorfles, che mettevano in scena delle opere straniere e prima le traducevano, inedite assolutamente per Trieste. E Mascherini creò molte scene anche per la Cantina. Aveva un taglio molto moderno, molto vivace, molto così guizzante, come un po' possiamo dire è quest'opera. Quindi ecco, le scenografie, sì, un po' ricordavano. Sì, questo modo così, diciamo, espressionista, ecco, di un linguaggio espressionista ho visto nelle sue scenografie, che d'altro canto erano coeve, perché questo del 58, la Cantina in quegli anni. C'è forse un altro, mi viene in mente adesso, c'è forse un altro collegamento, forse un pochettino più come dire, difficile da cogliere, però in alcune opere di Mascherini c'è un collegamento, per esempio, con le scenografie degli spettacoli di Martha Graham. Però qui siamo veramente è un discorso un po', forse ci porterebbe un po' troppo oltre. Raffinato, sì, molto, sì, vabbè, non perché lo faccio io, ma è molto giosefiano. Io avrò già ho avuto modo nella prima puntata, ma probabilmente in tutte queste puntate la mia derivazione giosefiana sarà più che evidente. È un pregio. Ne sono fiero e sono anche fortunato di avere questa possibilità. E c'è anche un Mascherini pittore, oppure proprio no? Direi che c'è un Mascherini disegnatore, perché la scultura va molto spesso, quasi sempre, a braccetto con il segno. Certamente il pittore che lei mi chiede viene fuori, emerge soprattutto nei bozzetti per le scenografie, no? Che erano in qualche modo pittura, dove c'è anche il colore invece che il bianco e nero dei suoi numerosi disegni. Aveva un segno molto brillante, molto essenziale, e chiaramente è un segno che prelude allo svolgimento del volume, no? Quando abbiamo parlato prima, Mascherini, profeta in patria, quindi giustamente riconosciuto, le opere di Mascherini a Trieste sono appunto visibili, in questo caso magari è un po', quasi, se vogliamo, non nascosta dagli alberi, ma insomma, diciamo, protetta, dai. Forse gli alberi saranno cresciuti nel tempo. No? Però volevo chiederle, è stato studiato tutto Mascherini? Cioè c'è qualche cosa che vale ancora la pena indagare? Ma qualcosa c'è sempre.
So che adesso è in preparazione, per esempio, un volume, uno studio, una mostra proprio sul Mascherini scenografo. Comunque Mascherini ha la fortuna di avere degli eredi e l'archivio Marcello Mascherini, che sta appunto dalle parti di Pordenone, e quindi degli eredi che hanno catalogato e studiato e poi anche favorito la pubblicazione di Allemandi, editore di Torino, che anni fa ha fatto due libri di quell'azzurro azzurro baby tipico di Allemandi, in cui è classificata tutta l'opera di Mascherini, ma anche molti dei pezzi critici che sono stati scritti su di lui. Quindi sicuramente, a differenza di altri, ha avuto la fortuna anche di avere questo prosieguo dopo la sua morte. È curioso, no, architetto, faccio questa domanda conclusiva, che appunto un artista come Mascherini non smetta mai di essere terreno di studio, terreno di interesse, no? Qualcuno potrebbe dire, boh, ormai sappiamo tutto di lui, ma questo è abbastanza comune fra l'altro. Sì, ma è stato un grande lavoratore, praticamente, insomma, lui ha dedicato la sua vita al lavoro. E io ho visto, da tutte le opere che ho visto, sempre nuove nel corso della mia attività di critico, e quindi certamente, essendo anche uomo che ha viaggiato il mondo e ha esposto nel mondo, è chiaro che certe cose non possono essere ancora tutte studiate. E quindi per un grande produttore come è stato lui, produttore di qualità, certamente ci sono ancora delle anse ignote da esplorare, che ogni tanto anch'io ne vengo a conoscenza, insomma, sì. Qui siamo un po' sul personale. Qual è l'opera di Mascherini che lei predilige? Ma forse tra tutte quelle che ho visto è proprio quella erotica di cui parlavo prima, perché è un'opera abbastanza giovanile, anni 30, quindi lui era giovane, ma già si vede tutto il suo talento e tutta veramente la sua dolcezza e questa così poesia contenuta che usciva dalle sue mani. Architetto, grazie per essere stata nostra ospite in esterna, penso che la utilizzeremo anche più avanti per raccontarci altre opere che Trieste ha a disposizione, che i triestini magari vedono tutti i giorni, ma magari appunto non sanno tutti i retroscena, tutto ciò che sta dietro queste opere dell'ingegno. Si chiude questo spazio di Trieste in diretta, poi di nuovo in studio.